Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con un caffè con. Oggi siamo in compagnia di Giuseppe De Mita, primo cittadino di Nusco. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi e ai telespettatori. Con il sindaco De Mita vorremmo parlare e approfondire la questione del petrolio in Alto Irpinia, un argomento di scottante attualità dibattuto negli scorsi mesi in modo approfondito. Vogliamo innanzitutto tornare un po' indietro e ripercorrere la storia di questi permessi che sono stati concessi, portano il nome del suo comune, progetto Nusco a proposito. Sì, detto in Irpinia sembra... come dire, ma tutto a Nusco c'è, il petrolio c'è, non perché l'abbia visto qualcuno. È una storia antica che risale a 50 anni fa, quando già si vociferava della presenza del petrolio e l'ENI intervenne con delle ricerche. Poi si è riproposta un po' improvvisamente per me, ma negli anni già avevano un po' sondato, magari con tecniche che conosciamo poco, e quasi certamente da quello che si capisce il petrolio c'è. Per quello che posso sapere e capire io, il petrolio c'è, ma anche in abbondanza. E quindi qua si pone il problema più importante, se procedere all'estrazione o meno. È chiaro che gli interessi e gli appetiti sono tanti, però il momento storico di sfruttamento di risorse a livello internazionale comporta una pericolosità per il modo in cui sta avvenendo. C'è un tentativo continuo, un po' in tutto il mondo, anche nei poli addirittura, di estrarre petrolio. Capiamo le necessità economiche e finanziarie, però questo comporta un'alterazione del territorio, per cui già questo è il primo problema che si pone. Ecco, sindaco, lei dice che il petrolio c'è. Un sindaco di un paese dell'Alta Irpinia, relativamente piccolo e certamente come tutti gli altri in difficoltà, come fa a dire no, non vogliamo il petrolio? Lei infatti era un po' titubante all'inizio di questa storia. Infatti la mia perplessità nasceva da questo. Come si fa a dire no ad una risorsa importante? Io all'inizio ero addirittura quasi favorevole a questo. Però poi il geologo, oltre che i rischi di natura internazionale, delle modalità di estrazione, un geologo molto bravo, il professore Ortolani, ha detto che sono zone sismiche e quindi non sappiamo le trivellazioni che rischi comporterebbero. E poi c'è il problema principe, che sono le falde acquifere. È noto che noi abbiamo questa grande ricchezza che è l'acqua, e comunque il petrolio può avere un impatto. Diciamo che a questo punto i rischi prevalgono sui vantaggi. I dubbi e le perplessità non erano astratti, io in genere decido subito nelle questioni amministrative e politiche. Però questa è una scelta delicata, perché tocca alle future generazioni l'uso di una risorsa e quindi va valutata bene. Però il mio convincimento ormai è sempre più netto, non per un no ideologico, per dire fermiamoci, valutiamo, poi un domani, tra 10 anni, 20 anni se ne potrà riparlare. Oggi è pericoloso. Ecco, il pericolo, il professor Ortolani, che è stato molto presente sul territorio in vari momenti per convegni ed approfondimenti, ha anche chiarito le perplessità di molti amministratori, perché ricordiamo che il progetto Nusco porta il nome del comune che lei dirige, ma riguarda molti comuni della Valle dell'Ufita, anche dell'Alta Irpinia, insomma Gesualdo, non dimentichiamo che è interessato. Noi siamo in una fase delicata. La valutazione dell'impatto ambientale, i nostri sono territori sismici, altamente sismici, lei ha nominato le falde acquifere, quindi il pericolo di inquinamento. La questione fondamentale, mi corregga se sbaglio, rispetto alla valutazione di impatto ambientale, è che quest'ultima è generale, quindi non si applica nello specifico al nostro territorio, giusto? Non sì, valuta l'impatto sì, sismico. È stata dal professor Ortolani e dagli altri specialisti del settore valutato l'impatto in questo senso? Cioè, quali conseguenze potrebbe avere il nostro territorio? Appunto, ha conseguenze negative. Qua veniamo alla regione, che sta avendo un atteggiamento ambiguo. L'incontro che abbiamo fatto in sede di consiglio regionale ha portato ad una posizione dell'assessore contraria, perché tocca la provincia di Avellino e la provincia di Benevento. E Caldoro invece abbiamo visto negli ultimi giorni che ha lasciato correre su questa questione, quasi avallando le ricerche petrolifere. Qua si pone l'altro problema politico importante, che è l'atteggiamento della regione, che ancora una volta, invece di venire incontro al Caldoro, di guardare alle esigenze dell'Irpinia, ha tenuto un atteggiamento distaccato, come dire vabbè, insomma, fate quello che volete, sottovalutando i rischi che lo stesso assessore romano aveva sollevato. Quindi diciamo che la questione è complessa.
In più aggiungo che pone anche un problema di democrazia, cioè i cittadini devono decidere del futuro del loro territorio. Infatti io avevo pensato ad un referendum, ecco, come la soluzione migliore, solo che la mia segretaria comunale, bravissima, che poi è proprio di Montemiletto, la sede della televisione, mi ha detto: dove vai? Perché il referendum costa 15-20 mila euro e noi li abbiamo. E quindi dobbiamo fermarci. Ma sarebbe stata la scelta più giusta, perché essendo una decisione che tocca le future generazioni, oltre che noi oggi, mai come in questo caso sarebbe stato anche un utile esercizio di democrazia. Su questo era indispensabile ascoltare i cittadini. In più, la mia perplessità nasceva dal fatto, e nasce in parte ancora dal fatto, che gran parte della popolazione, non so quantificarla, potrebbe essere favorevole, appunto perché momento di difficoltà economica, di crisi, ognuno dice: ma è una ricchezza, come diceva lei prima, come facciamo a rinunciare a questa ricchezza così, d'amblè? Il referendum sarebbe stata e sarebbe la strada più giusta, perché se vincesse il sì, perché molti sono favorevoli, un domani sarebbero responsabili delle conseguenze. Abbiamo visto in Basilicata quello che sta succedendo. Se vincesse il no, a questo punto, come io auspico, sarebbe un muro rispetto a chi vorrebbe venire qua. Anche perché, mi fermo qui, c'è un problema pratico a breve, che se le ricerche daranno esito positivo, come temiamo, le multinazionali o chi sarà verranno e comunque procederanno all'estrazione, perché il governo potrebbe invocare una emergenza internazionale, cosa che potrebbe accadere, non è fantapolitica, e a quel punto ci sarebbe ben poco da fare, anche perché sulle risorse lo Stato non scherza, e là possiamo metterci davanti ai cancelli, ma non caveremmo niente, perché loro potrebbero comunque procedere all'estrazione. Meglio dirlo con chiarezza questo, senza alimentare illusioni oggi. Assolutamente, il permesso è stato concesso nel 2010 e scadrà nel 2016, quindi diciamo che il tempo per far capire ai cittadini i reali benefici e i rischi di questi accadimenti, insomma, i tempi ci sono abbastanza maturi, anche perché lei parlava della partecipazione dei cittadini. Nel suo comune, nella zona altirpina, così come a Gesualdo, si sono costituiti dei comitati proprio per informare, quindi fare degli incontri, parlare con la cittadinanza. È anche un modo per aggregare certamente i giovani. Lei cosa crede? Che, insomma, c'è stato un riscontro positivo in questo senso, se lo aspettava? Molto positivo, direi. Non positivo, molto positivo. Anzi, è merito di questi comitati composti di ragazzi e ragazze, e noi abbiamo in questa provincia le migliori intelligenze giovanili e non solo. Loro hanno spinto noi sindaci, le amministrazioni. Io lo ammetto, se non fosse stato per loro avrei saputo poco. Loro hanno iniziato con dei convegni di informazione, loro per esempio hanno smosso me dalle mie convinzioni e così hanno fatto con altri. Anzi, io dicevo ai ragazzi del comitato No Petrolio di Nusco, anche di Gesualdo, che in questa fase, in attesa che loro partano dall'alto con le ricerche, la cosa essenziale è informare i cittadini. Perché lo vedo su di me, come è accaduto a me, che una volta venuto a conoscenza meglio dei rischi, mi sono orientato ormai verso un no all'estrazione, così sono convinto che accadrà per gran parte degli irpini. Batto su questo, è essenziale che l'Irpinia sia, non dico tutta consapevole, ma in gran parte orientata, perché se decidono avremo una battaglia da sostenere. È affascinante questa questione perché è difficile, però è bella perché tocca i diritti dei cittadini. Però se non ci mobilitiamo tutti con l'informazione, sapendo i rischi che corriamo, e ci muoviamo tutti, già tutti insieme faremmo fatica. A me il campanello d'allarme è stato ancora una volta il comportamento del presidente della giunta Caldoro. Io non ce l'ho con lui, tra l'altro l'ho conosciuto molti anni fa, io dico quello che penso, è una persona per bene che sta facendo un lavoro difficilissimo nella regione, una regione dissestata come tanti enti. Però io lo invito sempre, dovunque posso, a venire anche in Irpinia a seguire. L'Irpinia è una provincia della regione Campania che in parte lo ha votato, sanno tutti che io non l'ho votato, ma in parte lo hanno votato. Ci sono delle tendenze da non sottovalutare, di molti che dicono: ma se la regione è questa, che non ci considera, ci accantona su tutte le questioni più importanti, l'abbiamo visto per i tribunali, per gli ospedali, insomma, per la neve, inutile fare l'elenco,
Regione Campania è lontanissima, molti dicono stacchiamoci, e non è il momento della guerra tra istituzioni. Allora che Stefano Caldoro, tra l'altro poi la nostra è una provincia bella, è vero che non abbiamo il mare come casa sua a Posillipo, però abbiamo anche altre cose più belle, poi magari potremmo scambiarci, lui viene in montagna e noi andiamo da lui al mare, ma un presidente di regione ha il dovere politico e morale di seguire anche le vicende di una provincia che, come l'Irpinia tra l'altro, ha insegnato e non voglio dire governato, ma comunque ha dato un esempio per decenni, per cui che Caldoro abbia più rispetto delle nostre terre per mille ragioni. Sindaco, lei ha citato la neve dello scorso anno, che è un incubo che ancora la perseguita probabilmente. Un po' di tempo fa lei ha detto che ha avuto paura in quel periodo. Noi stiamo parlando di un pezzo di territorio molto vasto, l'Irpinia, che certamente adesso è interessata da questo pericolo del petrolio, ma che troppo spesso è stata forse un po' dimenticata. Quella è stata un'occasione per toccare con mano, possiamo dire senza mezzi termini, l'abbandono dell'Alta Irpinia in particolare. Il suo comune è stato toccato l'anno scorso, nello scorso febbraio, da un fenomeno assolutamente incredibile. Ecco, lei anche in quell'occasione, attraverso i suoi videomessaggi dal comune di Nusco, è stato molto critico con la regione Campania e con il governatore Caldoro. Sì, la differenza tra i miei videomessaggi e quelli di Al-Qaeda è che loro hanno a fianco il mitra, io a fianco avevo la pala della neve, perché veramente eravamo ridotti a questo. Io davvero ho avuto paura, mi capita poche volte nella vita, non mi è successo quasi mai, non mi spaventa la morte per una mia convinzione religiosa profonda, ma quella volta ho avuto paura, ma non per me. Noi abbiamo avuto 2 metri di neve, a Nusco c'erano 2 metri di neve, e chi conosce i paesi dell'Alta Irpinia sa che sono vicoli e vicoletti, ancora in parte abitati, in cui noi avevamo decine e decine di persone, per lo più anziane, completamente bloccate nelle case. I video sono stati fatti e il trambusto è stato voluto da me, trascinando, ma loro erano più consapevoli di me, gli altri sindaci dell'Alta Irpinia, per segnalare il rischio e imporre un intervento. Alla fine si è mossa la protezione civile regionale, i vigili del fuoco, e meno male, perché garantisco che se non ci fosse stato un intervento massiccio a un certo punto, io sono convinto che avremmo avuto problemi per l'incolumità delle persone. Cioè veramente là è stata messa a rischio la vita delle persone. Immaginiamo una persona anziana che si sentiva male, voglio dire, abbiamo fatto una stradina nel vicoletto, comunque poteva essere un problema di salvezza delle persone. Io mi arrabbio solo su questo, il resto non mi tocca, però quando vedo che c'è un'ingiustizia, specialmente sulle persone meno tutelate, più deboli, è chiaro che... Dopodiché però la beffa è stata, comunque noi sindaci ci siamo impegnati, alcuni hanno fatto tantissimo, veramente io credo che i sindaci sono in questo momento una linea di frontiera in Italia, non soltanto in Irpinia. Abbiamo fatto tanto, siamo stati coraggiosi, io tra gli altri quello che ho fatto di più, che è la mia specialità, ho fatto più un rumore. Ecco, lei ha addirittura chiesto le dimissioni del... Sì. Ha chiesto più volte di tutto. Abbandonare io le ho fasce. Combinato di tutto proprio, sì, per sì. Cui io non dimenticherò mai il primo lancio sui siti internet delle notizie, i sindaci dell'Alta Irpinia in rivolta su Repubblica, che fu una cosa di alleluia, finalmente, nel senso, non per pubblicità, mi conoscono purtroppo fin troppo bene tutti, e che non ho bisogno di quello, e che serviva, quindi in certi momenti serve puntare i piedi, però non è il momento della guerra tra istituzioni, e però al tempo stesso va detto, ancora stiamo aspettando i soldi della neve. Cioè se a febbraio, adesso, 2 mesi fa, avesse nevicato, ma si può amministrare in queste condizioni, non avevamo i soldi per pagare le imprese dell'anno scorso, che ci avevano detto, non tanto a Nusco, ma in diversi paesi, in parte anche da noi, noi se nevica non usciremo. Ma voi immaginate per un attimo che cosa deve succedere di più. Avete visto Lofantino in che condizioni è? Cioè questo è l'abbandono, la disattenzione, i punti su cui noi battiamo. Adesso lei ha visto la questione del tribunale l'altro giorno, certo. A rischio chiusura. Anche qua io mi sono convinto, ero già convinto della scelta sbagliata della chiusura, però mi sono convinto sempre di più che una battaglia va fatta in maniera anche più forte se dovesse servire, come è stato per la Fiat Tirisbus. Là io avevo proposto le dimissioni in blocco dei sindaci, secondo me oggi è tardi, ma 2 anni fa poteva essere utile. È una provincia in sostanza che per decenni è stata particolarmente privilegiata.
Oggi invece, quasi per farci pagare il conto dei decenni precedenti, è particolarmente colpita. E abbiamo tantissimi esempi ancora di questo. Gli ospedali, le scuole, la desertificazione certamente. Le aree industriali a pezzi, sulle quali stiamo facendo, devo dire, speriamo bene, un buon lavoro, ma dipenderà molto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Noi abbiamo, rubo un secondo certo. su questo, perché diamo anche un segnale di, no, diamo un segnale di speranza, diciamo il lavoro che stiamo facendo che è importante. Noi abbiamo unito i sindaci delle aree industriali più importanti, ricordiamo che le aree industriali dell'Alta Irpinia sono costate una cifra, sono un patrimonio comunque edilizio e infrastrutturale. Grazie, quella di Musco tra l'altro sì, è una delle più importanti, delle più grandi. Qua la Regione ci ha dato una mano, io dico il negativo e il positivo, con la provincia e con la Regione, 9-10 sindaci più dell'Alta Irpinia, siamo arrivati dopo un anno di lavoro a formalizzare una proposta che andrà a breve al Ministero dello Sviluppo Economico. Col nuovo governo dovremmo accedere al tavolo di crisi delle aree industriali e quindi non sappiamo le risorse, quanto, come, ma andare lì uniti su una serie di progetti per l'Alta Irpinia e per l'Irpinia è un fatto positivo. Abbiamo avuto vicini anche i sindacati, insomma un po' tutti, devo dire, le varie associazioni, la Confapi, in parte Unione Industriali. È stato un bel segno per la provincia di Avellino. Questa è una cosa che sottolineo, non ne ho ancora parlato perché aspetto la formalizzazione. E anche qua, Musco, Montella, Calitri, Lione, adesso è inutile fare l'elenco, i paesi delle aree industriali, i sindaci, Conza, Morra, Calabritto, siamo stati la Cedonia, uniti e speriamo di cavare qualcosa di utile in un quadro che, devo dire, basta guardare quello che accade non solo in Italia, è piuttosto preoccupante. Ma, come lei sa, il mio scenario di fondo è all'esito ottimistico, però con qualche anno che ci attende particolarmente duro a livello non solo nazionale e internazionale. Guardi, mi fa molto piacere spostare l'attenzione sul problema più generale dell'Alta Irpinia, oltre al petrolio, un discorso molto molto interessante, anche perché le vertenze in Alta Irpinia sembrano in qualche modo incrociarsi, quindi il problema, facendo un passetto indietro, dell'ex Almec di Musco si lega a doppio filo con il Tribunale. Con la questione sì. del Tribunale, comunque il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, la Procura di Sant'Angelo dei Lombardi hanno avuto un ruolo cruciale nella vertenza, che poi fortunatamente si è risolta in modo positivo, così come il problema dell'Ofantina e quindi del disastro di quella strada si lega a doppio filo con la presenza di un presidio ospedaliero, comunque di un'efficienza in quel senso, la presenza dei carabinieri, dei vigili del fuoco che ultimamente sono chiamati agli straordinari su quella strada, sindaco. Davvero, insomma, bisognerebbe fare un appello forte, perché sì, sembra davvero un bollettino sì. di guerra negli ultimi tempi. Sì, devo dire tempi. Che difficilmente mi capita, però mi ha commosso particolarmente la morte di Nathalie, la ragazza di Ponza, sì. per una serie incredibile, poi... di coincidenze, davvero un angioletto che se n'è andato, non lo dico mai, non l'ho mai pensato, ma questa volta ho seguito i funerali, ho visto lei purtroppo, e questa cosa tocca, è un fatto umano che tocca, non lo so, rispetto ad altri mi ha toccato di più, ma questo appartiene alla mia sfera personale. Tocca invece tutti il problema delle modalità, cito quell'episodio che è il più grave tra tanti, nel senso effettivamente là sarebbe bastato il destino, la provvidenza, però là veramente sarebbe bastato un guardrail, che adesso ho visto che stanno bene, meno male, è stato sistemato, a salvare questa vita, come in altre circostanze si può fare tanto. Allora veramente diciamo che la riflessione che viene è di una zona che ha avuto, l'Alta Irpinia in particolare, un'occasione straordinaria di sviluppo. Là non ci dimentichiamo che sono stati investiti miliardi, tantissimi miliardi dopo il terremoto. Non siamo stati capaci, non lo so la ragione qual è. Fatto è che non è andata come doveva. Oggi purtroppo a questa difficoltà si sta innestando la crisi più generale. Questa è la cosa preoccupante. Una politica assente, una crisi finanziaria che rischia di essere devastante, e strutture industriali, un patrimonio urbanistico il nostro, che come quelle cose che restano appese a metà, una specie di incompiuta. Questo non deve accadere. Ecco perché è essenziale che il patrimonio, proprio il patrimonio infrastrutturale che noi abbiamo, che non è da poco, non può essere gettato al mare, non possiamo dire.
sarebbe un'offesa per chi c'è stato e ci ha lavorato, per chi è morto col terremoto, e sono state tante purtroppo le vittime del terremoto in Irpinia, sarebbe un'offesa anche per il futuro. Noi comunque abbiamo una serie di stabilimenti, di strade, di infrastrutture, di servizi che vanno modificati. La stessa Ofantina, per quanto ha portato tante vittime, e questo è doloroso, però io ricordo sempre, avendo fatto il sindaco più di 20 anni fa, che le nostre zone erano completamente isolate, veramente era un morire. Adesso quella strada, con tutte le correzioni che vanno apportate, è un fatto estremamente positivo, anzi ci auguriamo che venga completata quanto prima la Lioni-Grotta Minarda, in modo che noi possiamo diventare davvero, ci pensavo proprio questi giorni, uno snodo strategico. L'Irpinia è il cuore dei rapporti tra Tirreno e Adriatico, tra nord e sud, è in una posizione comunque incredibilmente positiva, ed essendo noi strategici sul piano del territorio, della storia, perché no, della politica, della cultura, io perciò sono convinto che si possa fare tanto. E vedere i ragazzi e le ragazze che vanno via davvero è un colpo al cuore, è un colpo al cuore. A proposito di ragazzi che vanno via, quindi di desertificazione, noi abbiamo avuto l'esempio della Val d'Agri in Basilicata, quello che è successo dopo le trivellazioni di petrolio. Insomma, il destino non è stato esattamente benevolo, nel senso che si è avuta questa trivellazione, ci sono state tante promesse, poi alla fine chi c'era magari è andato anche via per svariati motivi. Non dimentichiamo che in alcuni convegni si è anche evidenziato il problema alla salute umana che potrebbero arrecare, certo, queste trivellazioni, perché è un aspetto comunque importante. E l'occupazione non c'è stata, esatto, sindaco, per tornare agli aspetti positivi che potrebbe avere questa vicenda, non c'è stata. Quindi mi chiedo, c'è stata informazione certamente, la crisi è più forte dell'informazione in alcuni casi, quindi secondo lei i suoi cittadini come risponderebbero ad un eventuale referendum rispetto a questo fatto? Accetterebbero, vincerebbe il sì, vincerebbe il no, cosa crede? Io ho l'impressione, se parliamo di Nusco, a pelle, ho la sensazione che sta cambiando molto nel giro di un anno, grazie al lavoro di informazione che è stato fatto. E come lei diceva giustamente, ci sono due punti che vanno spiegati, che sono dirimenti. L'occupazione non aumenta, cioè non c'è, la Basilicata è stato un esperimento incredibile perché lo teniamo vicino. È agli ultimi posti della classifica per occupazione. Basta andarci e vedere che non c'è stato nessun incremento, e questo è un altro dato importante, convincente, perché i tecnici vengono da fuori e l'occupazione non aumenta, ma di pochissimo, non c'è questo, come dire, questo vantaggio che molti aspettano. Questo è un fatto. In più la salute, i rischi per la salute. Sono obiettivi, ma i rischi per la salute sono importanti, ma il rischio principale per l'Altirpinia, secondo me, è quello che mi ha convinto, e credo che sia l'argomento più convincente, la nostra zona sismica. Noi non sappiamo le trivellazioni con le tecnologie attuali, perciò io dico aspettiamo. Tra 20 anni, 30 anni avranno altre tecnologie, sicuramente meno impattanti sul territorio, e se ne riparlerà. Quindi non diciamo no, il petrolio c'è, sta bene, dove sta non scappa, lo dico sempre, non è che va via, aspettiamo. C'è il rischio principale perché è zona sismica, lì toccare il sottosuolo non sappiamo cosa comporta, vuol dire veramente c'è il rischio, non è sicuro, ma c'è il forte rischio di innescare una bomba, e poi c'è l'acqua. L'acqua comunque verrebbe toccata, è la ricchezza che abbiamo. Se parliamo in termini di ricchezza, Irpinia oggi ha una ricchezza, oltre alla bellezza del territorio, la ricchezza di questa provincia è l'acqua, quindi non possiamo, e le trivellazioni petrolifere possono toccare le falde o comunque avere delle conseguenze anche involontarie, non possiamo toccare la ricchezza. I risparmi veri che abbiamo è l'acqua, quella è la ricchezza dell'Irpinia. Sindaco, come bisogna procedere quindi con l'informazione, sì, e basta, con l'informazione. Con l'unione delle idee, delle iniziative? Dobbiamo informare, la mia idea è, questo è un processo aperto, i tempi ci sono ancora, informare, informando, raccordare le persone, le amministrazioni, e una volta che si è costruita questa realtà, chiunque abbia in mente di venire ci penserà parecchie volte, perché non è così facile poter decidere sulla testa e sulla pelle dei cittadini. Quindi salvaguardare l'ambiente e la salute dei, sì, cittadini. Finché siamo in democrazia. E finché siamo in democrazia. Pensarci in futuro. Sì.
Benissimo, noi ringraziamo il sindaco Giuseppe De Mita che ci ha chiarito moltissimi aspetti del territorio altoalpino e della questione petrolio e ringraziamo tutti gli spettatori di Media 3. Grazie sindaco. Grazie a voi.